Belli, Favre, ha scambiato con Botteron, Favre, ancora Botteron, bella azione degli svizzeri, e sul cross segna Barberi. La Svizzera passa in vantaggio con Barberis al quinto minuto del secondo tempo. Ecco Botteron che effettua questo insidiosissimo cross con l'esterno del piede destro, il più svelto di tutti, vedete, è Barberis, una leggera deviazione e Bordon non può intervenire. 1-0. Il gol invece, gli svizzeri hanno meritato ampiamente il vantaggio. Bello il tiro al volo di Cabrini e pareggiamo con Cabrini, meno male. 34esimo, ha pareggiato Cabrini. È una partita in cui le due squadre hanno segnato nei momenti peggiori. La Svizzera ha segnato quando era la squadra italiana a dire le cose migliori, poi perduta la squadra italiana dopo il gol svizzero, adesso ha pareggiato con Cabrini.